cerchiamo la corsa dell'amore per la vita. È vero. Ed è bellissimo. Cuore, tanto rosa. Mai viste tante persone tutte insieme, tutte d'accordo, perché tutte sono qui per la vita. E ogni anno di più, siamo sempre di più. Questo vuol dire che questa manifestazione è entrata proprio nel cuore dei romani e si vede. Oggi forse saremo 100.000 persone. Ma non soltanto, perché arrivano da tutta Italia in realtà, perché proprio per dimostrare alle donne in rosa, alle donne quelle come te che hanno lottato e hanno vinto questo male, che ce la possono fare. E quindi è veramente la corsa per la vita. Per la vita, è vero. L'importanza di questa manifestazione non è solo per le donne, anche per gli uomini. Questa è una malattia che colpisce le donne, ma che colpisce le famiglie. E quindi vedere che i numeri di questa manifestazione crescono ogni anno fa capire come tutti siamo coinvolti nella lotta contro queste malattie che, ripeto, colpiscono le donne ma riguardano tutti. Tra l'altro è importantissimo sapere che l'età media delle persone colpite si sta abbassando, quindi l'attività di prevenzione e informazione deve iniziare ancora prima, già dalle scuole. Questo diventa un impegno anche per le amministrazioni, per poter collaborare con gli organizzatori, con i medici, con tutto il mondo che ruota intorno a queste malattie, per poter effettuare un'attività di informazione il più capillare possibile. La giornata di oggi è importantissima, e il fatto che sia una giornata che cresce, che ogni anno vede più partecipanti, oggi è evidente che sia una giornata molto partecipata, ci dà grande fiducia nel futuro e grande speranza. Una maratona per la vita che quest'anno diventa diciottenne, maggiorenne, è una bellissima marcia, migliaia di donne che dimostrano di non avere paura del cancro, di averlo sconfitto o che lo stanno combattendo. Questo è il senso di questa bellissima corsa, che è una corsa di speranza, una corsa per la prevenzione, per la cura, ma anche una corsa nella consapevolezza di avere la forza di affrontare la malattia. Oggi c'è la carovana della prevenzione, una carovana che è partita nel 2017. Vicino a me c'è subito la nostra dottoressa che vi voglio presentare, Sonia Bove. Buongiorno. Buongiorno. Però prima di parlare con la dottoressa voglio darvi qualche numero di questa carovana, una carovana che, vi dicevo, è partita l'anno scorso per la prevenzione della lotta del tumore al seno, organizzata da Comen, l'organizzazione che da anni è in prima fila proprio per questa prevenzione, per questa lotta di questa neoplasia. Quello che vi voglio dire sono i numeri di questa iniziativa. Allora, 109 tappe, 12 regioni e 7.000 donne coinvolte, perché è importante raggiungere anche quelle persone, quelle donne che sono in condizione sociale o economica anche disagiata. Allora, i numeri sono questi, ma noi con la dottoressa Sonia Bove del Policlinico Gemelli di Roma vi vogliamo far vedere anzitutto i presidi mobili. Guardateli. Allora, questo qui sulla sinistra è di varie terapie, quello lì in fondo è per la ginecologia, mentre questo alle nostre spalle, che adesso andiamo a visitare, è per la mammografia, quindi il reparto, diciamo, senologia, proprio perché ottobre è il mese della prevenzione per la lotta al tumore al seno. Entriamo. Dottoressa, venga, ci spieghi che cosa abbiamo davanti qua. Allora, questo è il nostro mammografo, è rosa perché il tumore della mammella è rosa, quindi è il suo colore, ed è uno strumento fondamentale perché tramite una bassissima dose di raggi X ci permette di fare delle diagnosi molto precoci. La mammella viene poggiata su questo piano, viene schiacciata e si riesce ad osservare soprattutto nelle donne a partire dai 40 anni in su, in cui una mammografia infatti è consigliata ogni anno, anche se gli screening regionali prevedono ogni 2 anni. Permette di riconoscere delle neoplasie precocissime, quindi anche in forma di microcalcificazioni semplicemente, e quindi di salvare obiettivamente tante vite, perché un trattamento fatto in un momento molto precoce della malattia può essere risolutivo anche con un basso impatto di terapie per la paziente, quindi spesso anche evitando trattamenti come la chemioterapia, che sono poi quello che la paziente percepisce di più come un trauma nella sua vita. Giorni stanno venendo parecchie persone? Sì, c'è una discreta affluenza, sì, siamo abbastanza soddisfatti. Cosa fate qua realmente? Allora, qua ci occupiamo innanzitutto di visite senologiche, e che, diciamo, la paziente arriverà e farà un esame mammografico ed ecografico, e visite ginecologiche e di nutrizione, educazione alimentare. Come state trovando i pazienti informati?
Aspettavo una maggiore informazione, a dire la verità, però noi stiamo spronando i pazienti, le pazienti in questo caso, a continuare l'attività e assolutamente a proseguirla ogni anno. Quando, a che età iniziare a fare della prevenzione? Ok, dal punto di vista ecografico, dal momento dello sviluppo verso i 20, ecograficamente parlando. Dal punto di vista mammografico, essendo la paziente sottoposta a radiazioni ionizzanti, l'età preferibile per fare questo tipo di indagine è intorno ai 38, 39, 40 anni e ovviamente nel caso di familiarità, parliamo del caso di, diciamo, di tumorazione eccetera, conviene sempre parlare con il senologo in caso anticipare questo tipo di esame, ecco. Però sui 39-40 anni, l'esame va svolto una volta all'anno, non bisogna andare appunto al di sotto dell'anno proprio perché parliamo di radiazioni ionizzanti. Sono una volontaria della Comen, appunto come dicevamo, dell'Associazione per la lotta al tumore al seno, che si occupa di prevenzione. Siamo qui con la Caravana, che è un'unità mobile che nel mese degli ottobre sta girando un po' tutta l'Italia, precisamente 8 regioni, per appunto portare a conoscenza di quanto sia importante la prevenzione in tutte le età praticamente, non è soltanto se si è giovani o se può avere un'età più avanzata. La prevenzione è importante a prescindere. Cosa porta una donna a fare la volontaria per una causa così purtroppo triste e importante? Allora, nel mio caso sono una donna in rosa e ci chiamano così, siamo donne che abbiamo avuto il percorso del tumore al seno. Io non ho avuto 7 anni fa questo supporto e mi sono ritrovata in questa associazione dove posso gratificarmi e riprendermi, cioè ad aiutare gli altri e prendermi quelle cose che purtroppo non ho avuto. Soprattutto dare l'impulso alle altre donne per prevenire, per... Assolutamente sì, la prima cosa che io dico sempre è prevenire, guardare, non è detto che perché è stato fatto il mese prima, controllarsi sempre. Lo stesso mia figlia che ha 19 anni ha già cominciato i suoi controlli.